abbiamo tutto il giorno perché il progetto è lungo da raccontare. Beh, tendenzialmente questo è un sogno, è un'avventura, una sfida che mi ha conquistato. Non c'è un motivo particolare, ma con mio padre, con il quale abbiamo, lui prima di me, intravisto un progetto di lungo respiro in questo posto, mi sono buttato a capofitto in questa avventura. È iniziata con un recupero conservativo di questo convento del 1400, che è intriso di storia, come puoi ben vedere, all'interno del quale volevamo realizzare, cioè è un contenitore vero e proprio, all'interno del quale realizzare eventi di alto livello come Food Expo, ma anche la ricettività con 18 camere e fare anche una proposta gastronomica che è all'interno della struttura, che è aperta da circa un anno con Jimmy, che è il nostro fiore all'occhiello, guidato dallo chef Donato Biscopo, che è qui accanto a me. Guardo dietro per andare avanti, non perché voglio dire, perché credo che dietro c'è tanto da poter reinterpretare, no? E l'obiettivo, io esprimo, cerco di esprimere la mediterraneità con i miei piatti, massimo rispetto del territorio, quindi qualsiasi cosa che c'è, che posso avere dal territorio, parliamo quindi della materia prima, valorizzazione delle piccole aziende, cerco di attingere sul territorio, anche vado poi a spaziare, non dico di no. E poi questo è il mio obiettivo. Sono tornato da circa 3 anni proprio perché c'era questo progetto e non ho mai cambiato la mia residenza, anche se sono 30 anni che giro l'Italia, proprio perché il sogno mio era di tornare a casa e tornare con l'ambizione di raggiungere un po' i risultati che sono nel tempo sono riuscito a costruire. Stiamo lavorando molto bene, Jimmy ci sta dando tante belle soddisfazioni e poi con Giovanni è facile, nel senso che è aperto a 360 gradi a qualsiasi progetto che abbiamo intenzione di mettere in atto, e quindi diciamo che è una bella sfida che ci sta regalando veramente belle emozioni. Diciamo che la cucina per me la vivo a secondo i miei stati d'animo. Se devo essere riflessivo, mi piace stare sulla panificazione, sugli impasti. Sono quelle giornate invece che hai bisogno di sfogare, quindi ti piace sfilettare, di sossare, però ecco, io la vivo a 360 gradi, la vivo come se fossi io in cucina, faccio il comino, faccio il cavo partita, faccio lo chef, non nascondo, a volte mi rilassa lavarmi i piatti, o almeno quello che sporco io, ecco. Questo piatto che stiamo facendo adesso, che è veramente sono le rote pazze Benedetto Cavalieri, dove il personaggio unico in assoluto è il cavolfiore, però fatto in diversi modi, in diverse consistenze, e che è veramente divertente, ecco.